Allora, buongiorno a tutti. E io volevo raccontarvi alcune detective story, anche perché il mio argomento è biologia molecolare, biochimica, teoria dell'evoluzione, se no tra 10 minuti dormite tutti, quindi facciamo finta che parliamo di gialli. Vado un po' in fretta perché vi condenserò delle cose che hanno un impatto pratico immediato, quindi chi di voi fa già chetogenica, il cacciatore, insomma tutti i miei fan che ho scoperto, eccetera, dico delle cose che non ci sono sui libri e che state... per Natale uscirà un libro di fisiologia dello sport. Mi sto spostando a un'integrazione tra nutrizione e sport, attività fisica, camminate, quel che l'è, con una base scientifica, perché la letteratura dello sport è piena di sciocchezze in modo incredibile, ma soprattutto, se io tutti penso i libri di fisiologia dello sport, non ci sono i chetoni da nessuna parte, cioè proprio i fisiologi dello sport non sanno i chetoni. Quindi questa mattina vi somministro una dose di chetoni che vi sveglierà, vi rende meno depressi, aiuta per il Covid e va là. Allora, la storia funziona così, parliamo di storia della vita. Nella storia della vita degli organismi viventi, per 2 miliardi di anni il pianeta è stato popolato solo da batteri fermentanti. Erano microscopici, non si vedono, si vedono solo al microscopio, ma tutto il pianeta era dominato da batteri fermentanti che mangiavano solo zucchero. Quindi ricordatevi che lo zucchero è antiquato, è una forma di energia arcaica, è un'eredità che abbiamo fatto e di cui facciamo un pessimo uso. La novità, se ci fossero solo gli zuccheri e le fermentazioni, non ci sarebbero le belle donne di questa sala, ci sarebbero solo batteri lunghi così, un mondo noioso, un mondo di pane che lievita, di birra, di queste robe qua, ma non ci sarebbero organismi multicellulari, perché bruciare una molecola di zucchero produce 2 gettoni di energia, bruciare chetoni o bruciare acidi grassi arrivi a produrne 320 ATP, come vi farò vedere tra 2 minuti. Quindi, gente con un cervello snob come noi, personaggi, organismi bellissimi come le donne, incomprensibili, enigmatiche, eccetera, non sarebbero pensabili senza i chetoni. E la seconda fase, la svolta mondiale, tenete conto che la parola greca prokaryos e eukaryos, karyos vuol dire nucleo, chi di voi ha fatto il classico, ma fate attenzione, la svolta più importante in noi organismi moderni sono i mitocondri. Quindi saltate una riga e scrivete mitocondrio, viva i mitocondri, perché andando a caccia, facendo sport, mangiando grassi e carne di qualità, qui abbiamo un cuoco spaziale, tenete conto che mangiando proteine, grassi di qualità, voi 10 anni fa non lo sapevamo, aumentate il numero di mitocondri. Quindi tu aumenti il numero di motori che genera e produce attività fisica, energia nel tuo cervello e nei muscoli. Infatti nel mio libro dirò che lo sport attuale è penalizzato perché loro mangiano zuccheri nel triathlon, nella maratona, e invece dovrebbero assolutamente non mangiare e fare uno stile chetogenico come insegno nei miei libri e so on and so forth. Ora, per chi di voi ha comprato questi 2 libri, vi prego di comprarli perché è la stagione dei tartufi. Noi li trasformiamo in tartufi e champagne e ce li mangiamo. Detto molto i soldoni, quindi non li dono ad associazioni benefiche, non salvo l'umanità. No, li trasformo in tartufi. Quindi comprateli, comprate. Il primo da leggere, perché qualcuno mi ha chiesto, comincerei, per chi non conosce il mio pensiero e le cose, cominciate con Scienza Arte del Digiuno, che è una specie di breviario degli errori da non fare, come passare al chetogenico. Se siete ipertesi, diabetici, se famiglia avete l'Alzheimer, il PAC, leggete subito quel libro e applicate, poi fate come volete, io non voglio salvare l'umanità, anzi se morite trovo parcheggio con la X6, quindi mi fa lo stesso. Il discorso a destra invece è il secondo libro da leggere. Il secondo libro da leggere è molto più raffinato perché vi racconta come negli anni 70 ad Harvard George Cahill, Owen, i colossi, no? Richard Veach, i colossi della nuova biochimica, tutti allievi di Krebs, tutti Nobel, tutti ebrei, tutti ricchi da sfondati, perché essere ricchi non fa male alla salute, che vi dica la televisione. Il secondo libro è molto più raffinato e vi permette di capire le basi scientifiche del primo, che il primo è un po' così, no? Ce la contiamo. Il terzo libro, che io adoro, è questo cieco che guida i ciechi, vi farà capire come mai siamo stupidi.
Cioè, come mai la televisione, il distanziamento sociale, le mascherine, tutte robe che non servono assolutamente a niente, perché è un virus trasmesso per via aerea, ma non posso fare una lezione su... E l'ha detto Science lunedì, non è che l'ha detto... Io l'ho scritto a gennaio, ma non è che io sono più furbo degli altri, è che in televisione vanno i deficienti, i raccomandati, i consulenti politici, va una ciurma di mediocrità che domina l'Occidente. Ma io leggo la BBC e il New Yorker e siamo stupidi come gli italiani, quindi c'è solo la Svezia che ha proibito le mascherine e Sgarbi. Quindi tutti gli altri sono omologati, perfettamente omologati. Il libro di destra uscirà per Natale, e però i tartufi saranno finiti, comunque non importa, e quello è per gli sportivi. Sarà un libro di introduzione alle demenzialità della medicina dello sport, degli atleti, di tutto sto mito degli zuccheri, dove vi dirò: se mangi zuccheri a tonnellate, la carriera di un maratoneta dura 5 anni, poi da rottamare. Volete fare quella fine lì? Io invece voglio fare come il cacciatore che mi ha parlato prima: vai a caccia, vivi fino a 95 anni, 100 anni, 100, 3 digit è più bello di 2, 3 cifre, 102, 104. Tenete conto che Gadamer, il mio filosofo di riferimento, a 96 anni si è rimesso a correggere tutte le sue opere. Ma non posso parlarvi di filosofia qui, dumo avanti che sennò fini manenti. Procarioti, cominciamo da questo mondo degli zuccheri. Il mondo degli zuccheri è un mondo molto semplice. Parti dal glucosio. Attenzione, il glucosio ha 6 atomi di carbonio. Allora, saltate una riga, il numero di atomi di carbonio è importantissimo perché il cervello comincia dalle molecole corte, tacca dal cose facile, no? Allora, perché nei libri ti dicono se fai la chetogenica non bere alcol? Perché là, io bevo champagne lo stesso, ma c'è un'arte, devi essere capace, sennò ti fai del male. Fate attenzione che se tu su una fettina di cervello metti lo champagne, lui smette di mangiare qualunque cosa e brucia lo champagne. Infatti se bevi a digiuno diventa ciucmenabia, perché devi prima avere il burro, il lardo, devi parlare col cuoco, insomma, e so forth. Perché se tu hai mangiato i grassi, lui viene assorbito più lentamente, il cervello non si dedica completamente, che tra l'altro lo sprechi sto champagne. Invece tu mescolalo e vedi che lui va con gradualità. Però il problema è questo: se io gli do alcol, brucia prima alcol, dopo brucia i chetoni, perché sono 4 atomi di carbonio, ve lo dico tra 2 minuti, poi viene lo zucchero che è 6 atomi di carbonio, il fruttolo 5-6, e i fisiologi dello sport, quando misurano il quoziente respiratorio, ma non voglio annoiarvi, il problema è che confondono il glucosio con i chetoni. I maratoneti vanno a chetoni, ma siccome loro non sanno i chetoni, dicono: ah, la VO2 max va giù, il maratoneta a un certo punto non consuma più ossigeno. Perché non consuma più ossigeno? Perché attiva un motore elettrico potentissimo e raffinato che sono i chetoni. Quindi loro, i dati sono giusti, io non sto dicendo che hanno inventato, ma li interpretano in modo sbagliato. Un problema di ermeneutica, direbbe Gadamer, il mio maestro in Germania. Dal glucosio arriviamo solo al piruvato, cioè loro, non avendo i mitocondri, arrivavano solo al piruvato. Quindi da una molecola di zucchero sono degli spreconi, perché producono 2 gettoni di energia. Invece avessero i mitocondri ne producono 32, ciclo di Krebs, premio Nobel nel 52, eccetera, eccetera. Cosa succede a livello del piruvato nel mondo preistorico? Non mica viene sprecato. Prima di tutto, questi batteri mangiano zuccheri. Appena glieli dai, cominciano a moltiplicarsi, a replicarsi. E lo stesso fanno le cellule del cancro, come ha scoperto Otto Warburg e come ho raccontato in altri miei 2 libri che non ho qui, e quindi comprate quelli lì che così compro i tartufi. Ma in questi 2 libri ho raccontato che la cellula del cancro fa una regressione filogenetica e mangia zuccheri paro paro come i batteri. Quindi se vuoi rallentare il tuo cancro, le metastasi, ti hanno tolto un nodo al seno, non vuoi le recidive, devi togliere gli zuccheri il più possibile e mangiare grassi e chetoni, perché la cellula neoplastica non è capace a utilizzare i grassi e i chetoni. Quindi è molto semplice, tu gli togli il carburante, come hanno fatto i russi con Napoleone, brisavo tutto, tu arrivavi lì e i nostri poveri alpini sono morti di fame. Ora, fate attenzione che c'è un rapporto molto stretto tra consumo di zuccheri e replicazioni cellulari nel cancro, ma anche nelle malattie infettive. Ippocrate ti dice: quando hai una malattia infettiva acuta e non hai fame, non ascoltare la nonna, mangia, mangia, tirati su, tu non devi mangiare per 2 giorni, perché se mangi tu nutri il batterio, nutri il virus, e la risposta replicativa, tu stai giocando per la squadra avversaria. Al quarto o quinto giorno, quando il sistema immunitario ha messo a fuoco il batterio, eccetera, lì mangi anche il tavolo, perché? Ma ti viene fame, infatti ti accorgi che stai guarendo quando improvvisamente torna la fame, e lì ti consiglio di non mangiare zuccheri lo stesso, ma mangiare di nuovo proteine di qualità,
a piccoli pasti, a 3 o 4 ore di distanza, come ho detto appunto al cacciatore, perché sta venendo fuori che proprio nella fase di recupero dopo una malattia infettiva tu hai questo assetto anabolico, perché l'organismo aggiusta i guasti, no? Ti va stacchi cacellula qua e là, c'è un po' di rottami in giro, fai pulizia. Sei in assetto riparativo, chiamiamolo, non anabolico. Questo Otto Warburg, premio Nobel, un genio sconfinato, che ha capito e ha preso il premio Nobel nel 35, lui ha capito che le cellule del cancro mangiano solo zucchero. Questa è una cosa importantissima che gli oncologi non hanno ancora capito, ma gli oncologi tante cose non hanno capito, sono dei funzionari dello Stato, più lo stipendio, sono degli impiegati di banca, i miei colleghi. Io farei di nuovo medicina a 20 anni, ma cercherei di non essere un impiegato di banca. Il mondo delle fermentazioni però è affascinante, arrivato al piruvato non è che lasciavamo tutto lì, ci sono degli altri batteri che prendono sto piruvato e fanno di tutto e di più, lo yogurt che avete mangiato a colazione, il formaggio che mi porterà al cuoco, la birra, il vino, lo champagne, sono tutte fermentazioni, cioè questo piruvato lattato non si ferma lì, viene usato per fare alcol etilico, l'aceto aromatico, il pane, la fermentazione del pane. Dopo che sei arrivato ad acido lattico c'è Saccharomyces che fa lievitare il pane, quindi noi tenete conto che il 40% dei prodotti alimentari sono prodotti di fermentazione, e quando è avvenuto, è paleo o no, è post paleo, queste scoperte sono avvenute nelle prime civiltà fluviali, Mesopotamia, ma io non sopporto la Mesopotamia, erano violenti, cazzoni, senza stile, io amo l'Egitto, con tutti i limiti, ho scritto un libro da Imhotep, Anchelchi, eccetera, che trovate su Amazon. Il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui un popolo primitivo, senza frigorifero, senza catena del freddo, senza, capito, i conservanti, il fatto di usare, le donne hanno inventato le fermentazioni, è stata una rivoluzione incredibile, perché tu il latte non lo sprechi più, pensate, nell'Egitto fa un caldo porco, se tu fai il formaggio, capito, lo metti in un pozzo, lo metti al fresco, tu fai il formaggio, fai lo yogurt, fai il kefir, infatti quei paesi mangiano yogurt e kefir ancora adesso, la Turchia, la Grecia, perché c'è stato un periodo storico dove questo uso secondario dei prodotti alimentari ha salvato la vita, ha permesso alla gente di star bene, infatti gli egiziani non stavano così male, grazie proprio alle donne che hanno inventato la fermentazione. Let's go on, però il messaggio è questo, il mondo degli zuccheri è una trappola. Se non ci fossero i grassi, le proteine, i mitocondri, noi saremmo dei batteri unicellulari, patetici, altro che conferenze, belle donne, champagne. No, saremmo lì, mangeremmo zucchero tutto il dì e finita lì. Allora, noi siamo evasi dalla trappola degli zuccheri attraverso un'acrobazia, quella che in ambito scientifico si chiama una singolarità. È successa una roba imprevedibile. Qual è questa roba imprevedibile? Seconda parte del giallo, secondo giallo. Come sono nati gli eucarioti? Come siamo fuggiti da questo? Non avevamo soldi, 2 jetun da TP, solo fermentazioni dappertutto. Come siamo diventati un cervello che crea, va sulla luna, eccetera? Il trucco è questo. Lynn Margulis, una biologa americana, Lynn Margulis che è morta pochi anni fa, ha scoperto che negli eucarioti che siamo noi, cellule con nucleo, ma io vi prego di scrivere cellule con tanti mitocondri, perché sono i mitocondri quelli che generano energia. Il nucleo è la centrale informativa, ma chi crea poi, ti carica le pile, ti fa correre, ti toglie la depressione, sono i mitocondri. Quindi eucarios è da correggere la parola greca. Lei cosa ha scoperto? Che questi batteri, quelli in alto, divoratori di zucchero, a un certo punto, per caso, si sono sviluppati dei microorganismi molto piccoli, con la parete spessa, si comportavano come delle dighe, ma erano capaci di usare l'ossigeno. E sulla Terra, in quei 2 miliardi di anni, è comparso l'ossigeno. Prima non c'era, quando sono comparsi gli archea sulla Terra, non c'era l'ossigeno. Chi ha prodotto l'ossigeno? L'hanno prodotto le alghe, l'hanno prodotto alcuni microorganismi cianofili che amano lo zolfo e via discorrendo. Sulla Terra, pian pianino, è comparso l'ossigeno. Allora, cosa è successo? Per la prima volta, solo se hai l'ossigeno, tu sei capace, in questi batteri, a utilizzare i grassi e le proteine come carburante. E se vi ho detto che i grassi producono 300 gettoni di energia, tu hai aperto la strada al futuro degli organismi complessi, raffinati, come siamo noi. E soprattutto è cominciata la crescita del cervello. Noi abbiamo un cervello insostenibile. Anche in questo momento che non state pensando, scrivendo un libro, il 20% del metabolismo basale è usato dal cervello. Noi abbiamo un cervello di lusso, siamo gli unici animali con un cervello così spaventosamente smart, così affascinante.
Ora, Lynn Margulis ha detto, sapete cosa è successo? Il batterio primitivo, molto grosso, che assomiglia a una cellula del cancro, una cellula metastatica, si è mangiato la cellulina più piccola, che è diventata un mitocondrio. Allora ricordatevi, saltate una riga, nelle nostre cellule ci sono delle altre cellule, un numero variato di altre cellule, che si chiamano mitocondri, ma immaginate che sono cellule dentro la cellula. Ma mi dite non hanno il nucleo? Certo che non hanno il nucleo, perché a un certo punto c'è stato il problema chi comanda in questa casa e quindi è stato utile togliere il nucleo, l'informazione genetica dal mitocondrio e lasciare che il mitocondrio funzioni come una centrale nucleare, un raffinato produttore d'energia, ok? Riuscite a seguire fino qua? Is that clear? Ok, let's go on. Allora, che cosa succede? In questo punto si crea un problema, non un problema, si crea un grosso vantaggio. Che voi adesso avete due metabolismi, siete come la macchina, la i8 della BMW o come la mia moto che ha tre livelli di regolazione o la mia i8, sapete che c'è il bottone, no? Sport, economy e sprint, tu cambi la centralina, perché? Perché fai un uso diverso dell'energia, lei cambia proprio personalità, quando è in economy sembra un taxi di Londra, di quelli lì, da gentleman va in avanti, in sport ti tranca per terra. Noi siamo diventati macchine a due motori, con due sistemi energetici. Vedete, dalla parte di là c'è il sistema primitivo, glucosio piruvato, ma vedete che quello giallo è il mitocondrio. Cosa è successo? Quando abbiamo acquisito sto mitocondrio mangiando queste cellule, quindi con quella che si chiama Lynn Margulis, la chiamata endosimbiosi, con questa operazione noi abbiamo avuto il mitocondrio e abbiamo fatto due cose. Uno, alcuni microorganismi hanno continuato a mangiare lo zucchero dentro il mitocondrio nel ciclo di Krebs. Hans Krebs ha preso il Nobel per questa roba, era un genio sconfinato di Oxford e ha capito che in alcuni organismi non ti fermi al piruvato, non li usi solo per fare lo yogurt e il kefir, ma un enzima che è fondamentale, l'enzima più importante del metabolismo nel XXI secolo, la piruvato deidrogenasi, smonta il piruvato, lo fa diventare acetilcoenzima A, vedete? E l'acetilcoenzima A entra in un ciclo che si chiama ciclo di Krebs, da cui produci 32 ATP. Vi prego di saltare una riga e scrivere, eravamo a 2 ATP, adesso a 32 ATP, ma non è quello il sistema, noi non funzioniamo così, alcuni organismi si accontentano di quello e sono grossi così, topi, robette, noi siamo molto più ambiziosi, molto più snob. Allora, nel nostro caso andiamo a destra, vedete a destra c'è un secondo motore, il motore elettrico, il motore della fantascienza, cosa fa? Prende gli acidi grassi, li attacca un fatty acyl, attacca una CLCOAMA. Potete essere felici anche se non sapete tutta la biochimica. La cosa importante è che c'è questa beta ossidazione, vedete? Cioè c'è un paio di forbici, prende un acido grasso, il palmitico che ha 18 carboni e un per volta taglia questa roba e gira in tondo. Ogni volta che taglia un carbonio produce 5 ATP. In più, quando arriva l'acetil-CoA, come dalla parte di là, anche di qua, va nel Krebs, produce 32. Quindi pensate i grassi quanta tonnellate di energie vi producono. Quindi quando vi dicono vai a caccia 6 ore devi mangiare, ma famerie, se sei annoiato, non hai preso niente, mangia un pezzo di formaggio, ma tu non hai nessun bisogno di mangiare. Uno come me può vivere 20 giorni mangiando zero, beh, solo acqua, come dice Shelton, come dicono i digiunatori professionisti. I grossi digiunatori ti dicono che, e poi vi dirò tra due minuti da dove arriva l'acqua, perché io ho bisogno di acqua, ma non ho bisogno di ingerirla, e ho bisogno di zucchero, ma non ho bisogno di mangiarlo. Io lo produco endogeno con la gluconeogenesi e produco acqua smontando glicogeno, ve lo dico tra due minuti. Questo trucchetto di destra quanti gettoni di energia produce? 320. A livello mnemonico, ricordatevi, 32, 320. 320 gettoni di energia, per forza vado a caccia 8 ore e arrivo a casa un tranquillo e rilassato. Se mangio zuccheri ne ho 32, ma addirittura se mangio zuccheri malamente ne ho 2. Quindi capisci che il fatto che la dieta chetogenica, lo stile chetogenico, dia più energia mentale e fisica alle persone è un problema di semplice aritmetica, non c'è magia dietro le quinte. E qui nasce un problema. Capite che a livello di umanità, noi siccome siamo ricchi, coltiviamo, abbiamo l'agricoltura e quant'altro, dobbiamo capire cosa dobbiamo mangiare, perché da una parte possiamo mangiare zuccheri a gogo e brioche e quant'altro, zuccheri raffinati e farine bianche, come se fossimo i batteri del paleolitico, dell'uomo primitivo, o il cancro, e quindi lì ti favorisci il cancro. Oppure possiamo decidere che siamo paleo, chetogenici, quello che volete, qui abbiamo degli esperti incredibili,
che se tu scegli questa via di qua, avendo questa energia e ad avendo un assetto catabolico, tu fai sport con un mucchio di energia, dopo vai in assetto riparativo, ma oltre ai chetoni e ai grassi dovete riscoprire le proteine. L'idea che l'atleta mangia un grammo di proteine per chilo, una bufala pazzesca, mangia neppure 3-4 grammi, perché fai attenzione che se tu fai una maratona ti bruci 2-3 mila calorie, se fai il contadino, se fai il cacciatore, se gioca le bocce, quindi non esiste l'idea che non esiste tossicità da vitamine. Il problema è che se mangi troppe vitamine l'organismo le trasforma in zucchero, però fate attenzione, c'è fate attenzione che c'è un meme sbagliato in letteratura, vedo che siete svegli, bravi, vedo, allora in quello che succede in letteratura c'è questa idea che se mangi le proteine fai il sovraccarico d'azoto, tutte balle, nei grassi e di qualità non c'è azoto. Quindi fate attenzione che mentre una persona che mangia 3 pasti al giorno di zucchero ha un'eliminazione urinaria di circa da 20 a 28 grammi di azoto nella giornata, un maratoneta, uno in stile chetogenico, ne elimina 6-7. Il rene va in vacanza, il rene di uno che fa lo stile chetogenico è in sabbatico perenne, quindi sta da Dio, recupera, la creatinina va a posto. Andiamo avanti, let's go. Io uso sempre la metafora della BMW i8. La BMW i8, che non ho comprato perché le porte sderbu parei, non riuscivo, già la X6 se non avessi le cinepre, non ci fossi una mia moglie che ha 40.000 anni meno, farei fatica a parcheggiare. La i8 non la parcheggi proprio, bella, due motori, fantascienza. Sono salito, mi sono seduto, poi sono salito, perché io quando cambio le pastiglie alla macchina, cambio la macchina. È bello questa, infatti lei mi controlla e dice aspetta a uscire perché sa già che arrivo con la macchina dell'ultimo modello, eccetera. Alla faccia della tecnologia. Questa è la i8. Allora, noi siamo come la i8, noi abbiamo un motore elettrico che è il motore a chetoni e grassi, sostenibile, non inquinante, bla 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 bla, e poi abbiamo un motore arcaico a benzina che sa mai, perché tu se non hai le pile cariche lo usi per un quarto d'ora, ma è un'anomalia usare gli zuccheri sono una trappola. Ma nei prossimi anni, se continuerete a sentire i miei video o comunque se vi aggiornate sulla biologia, scoprirete un concetto che prima non avevamo, che si chiama dinamica mitocondriale. Cosa vuol dire dinamica mitocondriale? Quando tu cominci ad andare a caccia invece di stense al sofà, se vai a vedere quanti mitocondri lui ha nei suoi muscoli, scopri che se ne aveva 5, adesso ne ha 25. Cioè l'attività fisica, nel momento in cui tu produci questo stress fisiologico e si abbassa il glucosio dentro la cellula, si attiva, lo si chiama MPK, se volete vi faccio tutta la biochimica, ma vivete felici lo stesso. Il risultato ultimo è la cellula dice, questo va a caccia. Se mi esce qualche mitocondrio in più, lui spara anche alle pernici, un po' più lucido, allora il numero dei mitocondri aumenta. E noi sappiamo che negli atleti, nei maratoneti, in chi fa digiuno by design, in chi fa stile chetogenico, aumentano i mitocondri. Ma non ti aumentano solo nei muscoli, ti aumentano nel cervello. Perché ti dicono fai le parole crociate così non ti viene l'Alzheimer? Perché vende da matti la settimana enigmistica? Perché la gente ha capito che usando il cervello il problema è che aumenta il numero dei mitocondri, soprattutto se è challenging. Cioè, se è difficile, se tu devi una sofferenza, non riesco, mi mancano due definizioni verticali, adesso poi la gente ruba perché va in Siri, lei sa Google, non è logico, dovresti farlo poi. Però anche barando non ce la fai, vai a dormire, sei stressato e lì ti aumentano i mitocondri, perché la settimana enigmica dice tu non sei intelligente abbastanza, da domani più mitocondri, dum avanti. In pratica, e adesso tra 2 minuti va giù il sistema perché la Microsoft non va d'accordo con l'Apple, cioè, però spero che stia su. Vedete che cosa succede? Tu smonti il tessuto adiposo appena vai a correre o fai digiuno, lo smonti, vai nella beta ossidazione, 5 ATP per ogni giro del trenino, poi altri 7 ATP, 8 ATP per ogni ciclo di Krebs, hai una montagna di ATP. A chi piace questa, andate su YouTube, la cercate dietro Glenn Gould che suona le variazioni Goldberg, è bellissima, è gratis, quindi potete trovare questa diapositiva. Gli acidi grassi, vedete, l'acido grasso è lungo così. Allora, noi fate attenzione, qui c'è un problema. Non posso insegnarvi gli acidi grassi, però gli acidi grassi non sono affatto uguali. Ci sono acidi grassi estralunghi, più di 24 atomi di carbonio, quelli saturi lunghi che il cardiologo non ha mai capito, perché il cardiologo è un prete travestito, un altro poveretto. Il cardiologo non li ha capiti. Perché noi abbiamo gli acidi grassi saturi? Perché se tu hai 18 atomi di carbonio, capisci che ogni volta che dai una forbiciata 5 ATP, tu produci delle montagne. Cioè,
la fonte di energia migliore che noi abbiamo sono i grassi saturi, senza dubbio. Ma c'è un trucco: se stai invecchiando, se hai l'Alzheimer iniziale, se non ricordi le cose, questi acidi grassi lunghi, essendo lunghi, devono salire su un trenino che si chiama carnitina e le porta nei mitocondri, il che richiede carica, scarica, puoi anche avere i negri extracomunitari, sfruttare le minoranze etniche, ma tanto devi caricarli su questa carnitina e poi scaricarli. Invece, gli acidi grassi più corti, quelli dell'uomo primitivo, ma soprattutto i C8, quelli del cocco, quello dell'olio di semi di palma, eccetera, sono più corti e entrano nel mitocondrio senza dover usare il trenino. Allora, se tu vai a calcio, quello che l'è, e metti un cucchiaino prima, parti piano, perché Amazon ti dice 30 ml, io degli amici ho 30 ml, poi invece di correre sei sempre, ti arriva su a cagare, a destra e manca, che è ecologico, perché un mucchio di bestie sono contenti che tu scagazzi a destra e manca, però non è bello, non è estetico, insomma non ve lo consiglio, se sei un ciclista, una rottura a balle, cala su dalla bici, molto. Allora, cominciate con un cucchiaino, ma al mattino nel caffè mettete un cucchiaino di C8, si chiama Brain Octane, li trovate su Amazon, ma li trovate anche da qualcuno furbo sotto casa, e quella roba lì, che cos'ha il vantaggio? Che essendo lunga 8, va nel mitocondrio sparata, quindi ti dà benzina, carburante alternativo del tipo giusto, senza passare dalla carnitina, ok? Ma scriverò tutto sul libro dello sport, abbiate pazienza. Questa storia, vedete, là sopra c'è il calcolo dello zucchero che arriva a 32, i grassi 320, quindi è 10 volte più, non esiste, ed è per quello che noi abbiamo dei cervelli enormi, gli ominini, perché dovrei dire ominidi, ma adesso hanno deciso che bisogna chiamare gli ominini, e per quello che faccio attenzione, gli ominini, queste scimmie primitive, avevano un cervello che era 300 cc, noi abbiamo un cervello che è 1200. Se non c'erano i grassi che toni i mitocondri, noi morivamo di fame, anche perché non avendo il frigo stavi dei 20 giorni senza mangiare perché aspettavi l'antilopi, il branco di animali, quindi noi siamo dei perfezionisti del digiuno, dei perfezionisti del mitocondrio, dei perfezionisti dell'energia chetogenica lipidica, ma non siamo abituati a mangiare 4 volte al giorno, perché se mangi 4 volte al giorno tu attivi quella macchina primitiva che vi ho detto prima e tu praticamente sei molto svantaggiato perché aumenti di peso ma non hai né intelligenza né velocità né scatto. Avete presente uno che ha passato tutte le vacanze di Natale coi parenti? Ah, l'Epifania sei un coglione, a scuola non vado più, dormi tutto il giorno, non sei più capace manco a parlare, finire una frase soggetto verbo complemento oggetto, poi ti hanno rotto i coglioni perché la zia è una dietista, lo zio dice cazzate ma è un atleta, sono tutti scienziati, tu arrivi all'Epifania sei un coglione. Questa è la mia esperienza con i parenti. Fate attenzione che come nel mondo occidentale abbiamo da scegliere tra grassi di qua e carne di qualità qua e zuccheri di là, fate attenzione che la civiltà occidentale ha sempre mangiato zuccheri. E perché? Perché i ricchi mangiavano carne, pernici e selvaginei, i poveri mangiavano zuccheri, quindi ci hanno preso per il fondello per circa 10.000-12.000 anni, e quelli che dicono la pasta asciutta, mangiati la pasta asciutta, ascoltami, io la mangio come contorno ogni tanto, una volta all'anno se c'è il tartufo, quindi fottiti. Allora qui succede che chi regola la centralina? Un ormone che si chiama insulina, ancora 10 minuti, un ormone che mi hanno dato il doppio di qualunque persona, cioè, vi ringrazio, grazie. E allora fate attenzione che la centralina elettronica è regolata dalla parte di là dall'insulina e di qua da adrenalina, cortisolo, growth hormone, tiroide, eccetera. Di lì capite già che quella là ha una potenza devastante. Ma perché? Dall'inizio della vita c'è l'insulina. L'insulina forse è l'ormone, è la molecola più vecchia, più esperta, che ha cambiato di più, che ha accompagnato la vita dall'inizio fino ad oggi, e infatti dice ma quei pirlozzeri ce ne vogliono 5 o 6 per far braccio di ferro con l'insulina. Ma se tu alzi l'insulina non dimagrirai mai, perché è talmente potente, talmente radicata con la storia dell'uomo e delle forme viventi, che basta lei a impedirti di, e chi di voi ha il diabete o è iperteso eccetera, e ha la predisposizione genetica, devi buttare a 20 grammi al giorno gli zuccheri, proprio togliere gli zuccheri quasi completamente e non diventare talebano, perché avendo la predisposizione, come diceva lui, non correggi completamente
la glicemia può restare 105, quello che è, ma tu comunque arrivi a 100 anni, mentre invece se mangi zuccheri, fai come dice il collega diabetologo, muori molto in fretta. E tra l'altro rischi anche di non entrare nella bara perché sei troppo grosso e troppo alto, quindi il coperchio non si chiude, i parenti saltano sulla bara, martello, una rottura di coglioni, cioè, anche seppellirti, Dio buono, non è, cioè, non è rilassante. Andiamo avanti, let's go. Il digiuno e i chetoni nella storia dell'uomo. Adesso ho solo più 10 minuti, vi racconto come i chetoni ci hanno salvato la vita. Saltate una riga. Noi ci saremmo estinti senza i grassi animali di qualità e i chetoni. Perché il paleolitico, l'ultima fase del paleolitico, io lo chiamo primo umanesimo. Perché prima e dopo il secondo umanesimo è la polis greca, no? La musica, le belle donne, il convivio, ma il paleolitico posteriore era il primo umanesimo. Tutti i dipinti che vedete nelle grotte risalgono tra 70 e 30.000 anni fa, quegli affreschi bellissimi, Lascaux, la Spagna, e lo chiamo umanesimo perché per la prima volta l'uomo aveva un cervello talmente raffinato da potersi permettere le attività simboliche, l'arte. Vai a caccia, disegno l'animale, rappresento la mia vita, racconto delle storie, no? E quindi il primo umanesimo è stata quella fase lì. Ma e noi siamo ancora dei digiunatori. Direi che noi oggi siamo digiunatori durante la notte. Tutti voi siete dei digiunatori di professione, perché nelle 12 ore di notte vedete che c'è il cortisolo che va su, questo è il ritmo circadiano del cortisolo che più o meno avete sentito, almeno a grandi linee, ed è interessante perché tu al mattino, perché hai questo cortisolo alto? Perché tu prendi un caffè, poi se tu ti fai l'uovo come stamattina, un pezzo di yogurt, oppure niente, e puoi andare a caccia 8 ore senza mangiare. Perché senza mangiare? Perché l'uomo, il paleolitico, non aveva il frigo. E neanche la mattina arriva la ragazzina gentile e dice: ma lei cosa vorrebbe mangiare, professore? Ma fottiti, non c'è il frigo, non c'è la ragazzina, non c'è niente da mangiare al mattino. Allora parti e cosa fai? Dormi fino alle 10, perché? Tu corri al massimo a 36 km all'ora, capito? L'antilope va a 70, il leone va a 80, vanno a 100 km. Ma sai che ti dico? Io sono intelligente, aspetto che faccia un caldo porco. C'è un branco di antilopi e io parto, gli parto dietro piano, 7 km all'ora. Un caldo porco sudo, l'antilope non sa sudare, il cane non suda, il leone non suda. Lui fa uno sprint di 3 minuti, poi è fottuto. E l'antilope alle 4 del pomeriggio, drucantera, sciupami, la piglia e me la faccio arrosto. È finita. E questo si chiama intelligenza. Intelligenza. L'uomo è quella roba lì. La donna, poi, la donna è insospettabile. Io non le capisco le donne, ma devono essere, mi dicono che sono molto intelligenti. Chi ha studiato questa storia qui, approfondito ad Harvard, è George Cahill. Questo è un genio sconfinato. E perché ha studiato con Krebs e si conoscono tutti. Allora, quando tu digiuni durante la notte, allora, saltate una riga. L'uomo ha bisogno di zucchero? Assolutamente sì. Il cervello ha bisogno di zucchero? Assolutamente sì, ma solo per regolare la centralina elettronica. Ma lo zucchero non deve essere necessariamente esogeno, cioè l'uomo non ha bisogno di mangiare zucchero. L'uomo ha bisogno di produrre zucchero endogeno, comunque il cervello vuole un minimo di zucchero, ma non hai bisogno di mangiare zucchero. Lo zucchero puoi farlo con le proteine, capito? Addirittura lo fai con i grassi usando il glicerolo e andando su alla glicoleogenesi a rovescio. Tu non hai bisogno di mangiare dall'esterno gli zuccheri, ma hai bisogno di zucchero endogeno, gluconeogenesi se chiama. Allora, quando questo è George Cahill, ha descritto 5 fasi del digiuno. Ve le faccio vedere in fretta, ma sapete perché è devastante studiare il libro Imparare a volare? Mi servono sti tartufi, abbiate pazienza. Il libro sui coi gabbiani, perché è importante? Perché vi racconto questa storia di George Cahill. Fase 1, vedete, la montagna blu è quando mangi, ok? Poi vedete che nella fase 2 non c'è più cibo e tu cominci a smontare il glicogeno, poi cominci a produrre zucchero con la gluconeogenesi, poi vedi che la glucogeni va giù, impari a risparmiare anche se digiuni, a non morire di fame, e vedete che c'è la montagna dei chetoni, compaiono gli atleti, lo vedete là? Quindi i chetoni compaiono al terzo giorno di digiuno, se tu sei uno che mangia zuccheri a gogo. Adesso vi dico due robe molto pratiche. Quando io di notte faccio la glicogenolisi, io brucio glicogeno, no? Ho del glicogeno, ne ho pochissimo, 100 grammi serve a niente. Tu non fai nessuna maratona, nell'Ironman, tu non fai un bel niente con quella roba lì. Perché immaginate che 100 grammi sono 400 calorie, quando tu sei andato a correre, io faccio 10 km su belle sciupa, you hit the wall, dicono, vai a sbattere contro il muro, no? E bulking lo chiamano gli atleti. Allora, la glicogenolisi,
Che cosa succede se sei iperteso e digiuni 3 o 4 giorni o passi in stile chetogenico, come scrivo nel primo di quei libri? Succede una cosa bellissima. La gente che comincia a passare dagli zuccheri allo stile chetogenico dice: dottore, perdo peso a go go, ho perso 5 kg. Non voltatevi la testa. Quei 5 kg è acqua. Da dove arriva quell'acqua? È questo che non sapete tutti, perché il glicogeno, lui ha studiato i libri, cioè molta gente qui conosce i miei libri meglio di me, il glicogeno è una molecola ramificata che si comporta come una spugna. Quando in quel fegato tu metti 100 grammi di glicogeno, tu in realtà metti 300 grammi di acqua, e nel muscolo, che ne hai 400, tu metti 1,5 kg di acqua. Allora, perché i maratoneti all'arrivo, i primi 5, sono quelli che hanno perso peso di più? È banale, se peso 1 kg di meno e tu sei potente come me, ma hai 1 kg in spalla di più, vinco io. Quindi la disidratazione è una strategia per vincere le corse, non è un caso che l'atleta non beve, perché vedete, ogni volta che lui brucia questo glicogeno, butta via acqua. Quindi lui non ha bisogno di bere dalla borraccia, lui l'acqua la produce, è endogena. E quella beta ossidazione che vi ho detto prima, a ogni giro, produce acqua. Il cammello, non pensate che vive nel deserto, lui ha i grassi nella schiena. Sapete perché non beve il cammello? Perché bruciando i grassi produce litri e litri e litri di acqua. Quindi il trucco è che l'acqua tu la produci endogena e il glucosio lo produce endogeno e non lo introduci dall'esterno. Anche perché se corri il sangue è tutto nei muscoli e quell'acqua poi ti va su e giù e tu poi hai la nausea, hai il vomito. Se mangi correndo stai male. Non esiste che tu non devi mangiare nulla. A meno che non vai ad Atlanta, che la chiamano Hotlanda, perché gli atleti hanno paura di fare la maratona ad Atlanta. Atlanta deve essere una roba con un caldo umido devastante, la chiamano Hotlanda, perché lì muori. Ma non muori perché fai la maratona, muori anche se non la fai. Fa un caldo porco, va neanche ad Atlanta, cioè scusa me, vai a Dronero a fare camminate. Se sei iperteso, quindi hai già cominciato a abbassare la pressione, come cominci a fare il digiuno e togli il glicogeno, togli acqua. Ma c'è una cosa importantissima. Quando tu mangi zucchero, noi a scuola abbiamo studiato un po' così il 18 politico, siamo dei cazzoni, una generazione di coglioni, 68 anni, la mia. Cosa succede? Non ti hanno insegnato tutta la faccenda. Quando tu mangi zucchero, per ogni molecola di zucchero c'è un trasportatore nell'intestino che assorbe 2 molecole di sodio. Il cardiologo qui, questa volta, pur essendo un prete, d'accordo con me, che l'ipertensione è un problema di pool del sodio. Infatti ti dice: togli il sodio di qui, togli il sodio. A parte che mangiare senza sodio è impossibile, è orrendo. Ma lui non si rende conto che quando tu togli gli zuccheri dalla dieta, il sodio va giù in caduta libera. E io scriverò un libro sull'ipertensione, ma sarà sottile, spendete poco, perché in 50 pagine dirò l'ipertensione non esiste. Togli gli zuccheri, se non ti basta prendi il Tadalafil, fai attività fisica, la pressione va giù in caduta libera, tu togli i farmaci senza neanche passare dal via. Perché? Ma non l'ha detto Beppe Rocca, vedete che ogni molecola di glucosio sono 2 di sodio, altro che toglierlo dal tavolo, cosa te ne frega? Se tu non mangi zuccheri, non assorbi il sodio, tu vai in assetto negativo del sodio e gli aminoacidi li assorbono un pochettino, quello che ti basta, quindi non ti disidrati, tu vai in assetto positivo negativo del pool del sodio. Bene, lasciamo stare questa storia e arriviamo al secondo giorno di digiuno. Allora, al secondo giorno di digiuno hai finito questo glicogeno, ma fate attenzione, perché vi faccio vedere queste figurine? Perché al maratoneta, mentre l'uomo normale che digiuna ci mette 3 giorni a percorrere queste 5 fasi, il maratoneta in una corsa, o se tu vai a camminare, vai a caccia, queste fasi le percorri tutte in un'ora, perché è tutto accelerato. Tu facendo sport bruci 100 grammi di glicogeno, poi vai alla gluconeogenesi, poi vai ai chetoni. Infatti lui mi ha detto: io i chetoni nell'urina mi preoccupo. No, perché tu percorri tutta questa storia e diciamo che lo sport è una forma di digiuno all'acceleratore, o viceversa, che il digiuno è sport alla moviola, è un maratoneta alla moviola. Ok, avete capito questo concetto? Ora, let's go on. E cosa hanno capito Cahill? Che i primi 3 giorni di digiuno, quindi nel maratoneta, c'è un momento in cui l'organismo, quando schiacci il bottone, cambia il metabolismo, che consuma un bel po' di proteine. E se fosse così, il maratoneta si mangerebbe tutti i muscoli, perché usa le proteine per produrre zucchero. Ma Cahill, sempre Cahill e questi geni, vedete cosa succede? Che al terzo giorno il consumo di proteine, la glicemia resta a posto, un po' più bassa, ma 80, magari andasse giù per i miei amici diabetici, eccetera, non va giù, va 80, 70 senza problemi,
Ma cosa succede? Che la gluconeogenesi si riduce in modo spaventoso, cioè nella storia della vita abbiamo imparato a digiunare, a non aver da mangiare per di giorni e giorni e giorni senza morire. Ma il problema non è che hai finito il grasso, il problema è che devi fare attenzione è che quando hai mangiato metà delle proteine tu muori. Infatti le donne, vedete, gonfiano, i venel quasi hardcore, sembrano obese perché si riempiono d'acqua. Le proteine non tengono più l'acqua fuori dalle cellule, vanno nella cellula e so on and so forth. Allora, domanda, cosa succede? Come fa il nostro corpo a non morire di fame e abbassare la gluconeogenesi? Come fa a non mangiarsi tutti i muscoli? E chi l'ha scoperto? L'ha scoperto questo genio sconfinato che è Owen. Elon Owen era un allievo di Cahill, perché sono tutti parenti, tutta una cerchia di gente che aveva un'intelligenza sconvolta. E Elon Owen che cosa ha detto? Guardate ragazzi, guardate che noi non sapevamo che aumenta il beta-idrossibutirrato. Sono i chetoni che permettono di buttare giù la gluconeogenesi e che ti salvano il muscolo. Il beta-idrossibutirrato è usato come carburante, ma non lo sapevamo. 1970-80 ha scritto un lavoro in cui Owen, questo genio sconfinato, salto la diapositiva della figurina, è questa qui che mi piacerebbe farvi vedere, no? Vedete che produce chetoni da qua, quelli là che vanno su, ma lo tolgo, se no mi fa il mazzo subito. Allora succede questo, lui che va a caccia o tu che fai la maratona, dopo un'ora, 50, 40, 50 minuti che corri, vedete che c'è, gli acidi grassi aumentano, perché tu smonti i grassi vanno in circolo, si chiamano free fast acids o acidi grassi, ma vedete che sale il beta-idrossibutirrato, il chetone, e quel chetone lì va nel cervello. E perché ti viene quell'euforia? Quando fai una corsa giusta, no? Che è il giorno giusto, tu hai l'euforia, dici non mi ferma nessuno, ti senti il metronomo, senti una specie di direttore d'orchestra nella testa, sei una macchina cibernetica e non ti ferma nessuno. Infatti fate, qui la gente fa dei numeri che a me tremano i polsi solo a sentirli, perché siete diventati un cronometro, un orologio che brucia chetoni. Cosa succede al consumo d'ossigeno? E adesso ve lo dico tra due minuti, perché i fisiologi dello sport non hanno capito niente di questa ultima parte della relazione. May I go after 5 minutes? Assolutamente sì. Assolutamente. Wow. E mi piace l'assolutamente, perché dà quel tono di autorità alla faccenda. Che sono minuti. Allora, il problema è... No, alla mezza finisco. Cioè, quando ho finito finisco, va bene? Se no, tossite, insultate, fate quel che volete. Cioè. Allora, fate attenzione. Questo maratoneta o il digiunatore, vedete che a sinistra bruciava solo zucchero. Il cervello, a riposo, brucia solo zucchero. Ma quando tu vai nella maratona, brucia 70% chetoni, il pezzo arancione, e solo più 30% zucchero. E sono quel 30% lì che tu ti bruci i muscoli. E a lui ho detto, compratevi dei pesini, le molle, quello che l'è. Un giorno fai la maratona, il giorno dopo fai un po' di pesini. Ma non troppi, perché poi c'è un'interferenza. Ho scritto un capitolo sull'interferenza tra gli sport. Tu non puoi fare il sollevatore di pesi, il centometrista e il maratoneta, perché sono muscoli, sono modi di vivere il corpo, sono strumenti musicali diversi, sono tre strumenti musicali, la potenza, perché altrimenti il centometrista che fa troppo esercizio di potenza, quando parte si rompe i tendini di Achille, si strappa, li vedete ogni tanto, fanno 10 metri poi cascano per terra perché ha sbagliato allenamento. Lui dovrebbe fare allenamento di scatto, invece il sollevatore di pesi deve avere dei muscoli grossi così, e invece il maratoneta è resistenza. Sono tre strumenti musicali radicalmente diversi che richiedono un allenamento, un'alimentazione, una testa diversa. Sono proprio tre tribù. Ma ricordatevi, il maratoneta a un certo punto brucia chetoni, quindi, e adesso vi dico perché il consumo d'ossigeno va giù e la VO2 Max non serve a niente. Chi di voi al Phoenix, la VO2 Max non guardatela, guardate le aree della frequenza cardiaca, ma non posso spiegarvelo, lo scriverò in un altro libro. Chi ha capito i chetoni è stato Hans Krebs, genio sconfinato. Ho letto tutto di Krebs, gli appunti, le note fondo pagina, conosco sua moglie, cosa faceva da bambino. Devi capire, quando studi le persone grosse devi capire le loro paranoie, devi metterti nel trip. E l'allievo di Krebs a Oxford, questo ricco, questo raffinato, è Richard Veitch. Richard Veitch è il dio dei chetoni, ha fatto due studi che secondo me non abbiamo ancora studiato, è meglio studiare le memorie, e il libro dei gabbiani ho usato Richard Veitch e Owen, è basato su questi due lavori, ho ridisegnato tutto. Vedete cosa succede? Praticamente c'è uno switch. Tu quando vai a correre la maratona, a un certo punto vedete che il consumo non è glucosio, scusate, qui bisogna mettere grassi, ma ero ancora un anno fa,
tu smetti di bruciare grassi solo e cominci le barre rosse a bruciare i famosi chetoni che ti compaiono nell'urine. Nel momento in cui tu fai quello, e fate attenzione che Mark Mason, New England Journal of Medicine, che è la rivista più bella e più orrenda, perché il capitalismo, dovete sapere che la merda e le opere d'arte ormai sono sulla stessa rivista. È brutta questa coesistenza del kitsch e dell'arte, perché ormai è tutto venduto, questo è un mondo complesso. Quindi New England, Mark Mason ha scritto una roba sul digiuno l'anno scorso, che consiglio di leggere a chiunque, e in questo articolo lui dice: guardate che il trucco per prevenire l'Alzheimer, le malattie mentali, i disturbi bipolari, l'ansia, consiste nell'attivare lo switch che il cervello, invece di bruciare solo grassi, meno che mai zuccheri, brucia chetoni. E il chetone è il più potente stabilizzatore dell'umore, perché aumenta i mitocondri, favorisce l'apoptosi, cioè toglie di mezzo i neuroni malati, e ti fa una specie di toiletta di estetica del cervello. E lui, Mark Mason, non è un alternativo, un fico secco, è responsabile è della John Hopkins, è responsabile americano dell'aging, della società americana dell'aging, quindi sono scienziati ma io di alternativo non c'ho un bel niente, io sono un secchione, punto e basta, penso l'avrete già capito. Questo qui è un altro secchione, ma nessuno lo degna di attenzione, perché c'è talmente tanto denaro dell'industria alimentare, i nutrizionisti sono finanziati dall'industria alimentare, le cattedre, le borsisti, sono tutti, che lui scrive delle robe incredibili, lui assieme a Longo, c'è tutto un giro di gente che ha capito sta storia dei chetoni e dei grassi, ma che comunque non fa comodo saperla, no? Non è che non si sa. Si sa tutto, se sei capace a leggere trovi tutto. E Mark Mason, ricordatevelo, perché se l'anno prossimo, per i prossimi 20 anni, faremo questa riunione bellissima, parleremo molto di Mason e parleremo di cervello, perché alla fine della storia il maratoneta corre con la testa, il cacciatore va a caccia con la testa, siamo tutti cacciatori, detective, ricercatrici. Il cervello che risolve enigmi, che trova tracce nel terreno, che insegue gli animali. Noi siamo quella roba lì, è lì che ti diverti, che la vita diventa affascinante. Let's go on per Demon & Temp. E allora, qui c'è una cosa interessantissima. Le donne in gravidanza come fanno? Perché mentre per noi uomini non mangiare è un casino, pensa a una donna incinta alla fine della gravidanza. Come fa? Perché le donne non si sono estinte? Perché le donne producono chetoni in modo molto più efficiente dell'uomo. E infatti i fisiologi dello sport si sono stupiti che quando tu superi i 20 km, 30 km di corsa di endurance, le donne picchiano come delle disgraziate. Meno male che fermiamo la corsa, sennò vincono loro. Le donne hanno una resistenza di endurance che non hanno ancora uguagliato l'uomo, secondo me, perché sbagliano l'allenamento. Ma la donna, producendo chetoni, vedete che la curva della donna è più alta della nostra. E guardate il bambino da piccolo. Il bambino, quando ha la febbre, per evitare di avere le convulsioni quando digiuna, produce chetoni. Guardate, un neonato fa 4 ore di digiuno, gli viene l'acetone. La mamma spaventata, al pediatra, dogli la citrosodina, non dargli niente, ascolta me, perché quell'acidosi lì lo protegge dalle crisi convulsive, stabilizza il cervello, è una specie di stabilizzazione metabolica dell'attività elettrica del cervello, su cui sto lavorando, e si chiama KTP, c'è tutto un sistema, perché alla fine voi mi dite sì, ma come fa il cibo, quindi un'attività metabolica, a regolare un'attività elettrica come l'epilessia? E c'è un sistema che vi descriverò alla prossima conferenza o al prossimo libro, non lo so. Allora, cosa hanno fatto? Hanno scoperto un'altra cosa che per voi atleti è devastante. Hanno preso un muscolo cardiaco dentro una soluzione che pulsavano e hanno provato a dire: diamogli da mangiare zuccheri o insulina o chetoni e vediamo cosa succede. Guardate, quando mangia i chetoni, vedete, il lavoro cardiaco aumenta, quindi il cuore andava più forte. Ma fino lì va bene, ho detto che è un carburante, ho detto che è lungo 4. Ma la cosa devastante è questa: l'efficienza cardiaca è aumentata del 28%, vedete la barra arancione. Allora perché gli atleti dicono il maratoneta è obbligato a mangiare zuccheri? Perché loro vedono che il consumo d'ossigeno va giù. E perché va giù? Perché lui ha attivato il motore a chetoni che consuma il 28% di ossigeno in meno. Devo ripeterlo o l'avete capito? No, abbastanza. È chiaro? Sono bravo, eh. Sembro Cartesio, cacchio. Cartesio. Geometrico. Toc, toc. Guarda la giacchetta. Bello, anche un po' bello, guarda di profilo. Dai, pianta lì rocca, non fare il coglione. Allora, andiamo avanti. Consumo d'ossigeno. Vedete il chetone? Vedete la barra arancione? Quindi il maratoneta
quando hit the wall è perché ha sbagliato la nutrizione, perché altrimenti lì entra il turbo. Ma gli atleti te lo dicono, dico, ho ingranato, comincio a ingranare. Allora io me ne accorgo, io sono nessuno, qui mi perdoni, io mi accorgo che quando ho fatto la dieta giusta, sono rilassato, non sono stressato, quello che è, mi accorgo che a metà della maratona comincio a carburare e accelero. Invece quando sbaglio qualcosa, nella seconda metà sono sciupà e faccio fatica, eccetera. Ma guardate qua, questo lavoro, i fisiologi dello sport devono imparare a memoria. La barra del consumo d'ossigeno si riduce del 28% quando bruci chetoni. È per quello che la VO2 max serve a niente. La VO2 max è la quantità di ossigeno che il cuore estrae dal sangue quando si è a metà maratona. Se io calcolo solo quello, ho l'illusione che consumo meno. Quindi gli sportivi dicono mangia meno ossigeno, quindi rende meno, quindi deve mangiare zuccheri. È tutto sbagliato. È una catena di deduzioni demenziali. Andiamo avanti un attimo e ci volgiamo alla fine. Ma Owen, Richard Veach ha spiegato anche perché il chetone consuma meno ossigeno. E qui ve lo dico, nella catena respiratoria, un minuto e mezzo e chiudo, mi spiace che mi avete già dato un secolo e ancora sforato, abbiate pazienza. Perché, come fa questo mitocondrio quando brucia questo chetone ad essere più efficiente? Allora lui ha analizzato il primo complesso, questa che vedete in questa figura, vedete, la catena respiratoria è fatta da quattro complessi, 30 enzimi, delle bestie grosse, delle centrali enzimatiche. Ha analizzato il primo pezzo e nel primo pezzo ci sono due componenti. Uno è il coenzima Q10 che viene venduto come integratore, l'altro è il NAD. Cosa ha scoperto? Guardate, quando voi guardate il NAD è molto più ridotto con i chetoni, barra blu, vedete? È ridotto da matti. E invece il coenzima Q è ossidato. Sapete cosa vuol dire questo? Che gli elettroni quando saltano da un'orbita all'altra, dal complesso 1 al complesso 2, invece hanno molta più discesa e quindi generano più protoni, più energia. È come dire che è più ripida la discesa, sono due discese, mentre invece quando mangi zuccheri e quando mangi una dieta sbagliata, a meno che mai gli zuccheri a rapido assorbimento, soprattutto il coenzima, e molti integratori di coenzima Q2, lui è ridotto perché sono convinti che ridotto è bello, è sbagliato, loro remano contro, quindi prendi il coenzima Q e poi corri ancora meno forte di prima. Quindi questa doppia inclinazione, gli elettroni saltano dalle orbite, quella Einstein nel 1906 ha scritto quattro lavori sul salto degli orbitali che generano protoni, bla 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 bla, potete vivere felici anche se non, se lo vedete più bello, perché io che vedo queste cose me le vedo nella testa, è molto divertente. Quando vado a correre vedo gli elettroni che saltano sulle orbite, vedo Cahill che fa quello, vedo le cellule che si contraggono. E vabbè, comunque. Morale della storia, c'è un altro problema, c'è un altro mito tra gli sportivi. Ah, ma la fatica nella maratona è perché finisce il glicogeno. Sono tutte balle, il glicogeno non finisce per niente, l'ha detto Solting a Copenaghen facendo le biosie. Il glicogeno nell'atleta che vince la maratona è più alto di quelli che non riescono ad arrivare al fondo. Perché? Perché quando tu metti chetoni dentro una cellula, la cellula aumenta la sintesi di glicogeno. Quindi il chetone fa da risparmiatore di quel poco di zucchero che serve a regolare la centralina elettronica. E questo non deve stupirvi, quindi, che se mangiare zuccheri spiega tutte le malattie oggi di moda nei paesi civilizzati, a partire dalle allergie fino al coronavirus. Tutte queste cose le spieghiamo mia moglie ed io in un master dove ce la tiriamo e ce la contiamo tanto, raccontiamo anche delle balle. Grazie dell'attenzione.